Salve a tutti quanti ragazzi, qui a voi Unreal Mythic. Faccio questo video come video risposta al concorso di YouTube sulla recensione del film o di un gioco squallido. E volevo proporre per questa recensione WePlay. Molti di voi conosceranno WePlay, siccome per meno per chi ha un Wii e ha comprato un secondo Wiimote, che sarebbe il, diciamo, joystick, che sarebbe questo qui. WePlay ha avuto moltissime vendite soltanto perché era incorporato con il Wiimote, altrimenti dubito che qualcuno lo potesse comprare, avesse la idea di comprare un gioco del genere. Infatti sopra c'è scritto non vendibile separatamente, ma anche con sta scritta nessuno l'avrebbe comprato. In questo gioco ci sono 9 minigiochi, chiamiamoli così, non proprio giochi, in cui si poteva imparare a usare il Wiimote. Giochi proprio idioti, inutili. Boh, vi mostro questo gioco sul mio Nintendo Wii. Ok ragazzi, eccoci qua. Adesso vi farò vedere il gioco di WePlay. Avviamo il canale WePlay e ci gira questa musichetta con due Wiimote e vari giochini che sono presenti in questo gioco. Avviamo. Ecco, aspettiamo che carichi. Prima di tutto, come tutti quanti i giochi, ci avvisa di attaccare l'accetto al braccio per evitare che voli via. E come attaccare il nunchuck, che sarebbe il secondo gesti. Ed ecco la schermata iniziale. 2006 Nintendo, premi A e B. Ok. Adesso possiamo scegliere di giocare in 1 in 2. Ovviamente sono solo scelgo uno. Adesso bisogna scegliere il nostro Mi. Scelgo il mio. Ok. E adesso ci troviamo con il nostro Mi al centro. E i vari minigiochi. Uno più stupido dell'altro. Per far vedere uno di questi minigiochi, faccio vedere per esempio il tennis da tavolo. Che bisogna semplicemente muovere il telecomando per colpire la pallina. Così. Non bisogna premere nessun pulsante, ma semplicemente mettere la racchetta davanti alla pallina. Adesso perdiamo apposta. E così finisce il gioco. In questo gioco basta arrivare a 100 e ed è finito il gioco. Infatti questo gioco non ho mai considerato di fare 100 volte. Vedete, mi sono sempre fermato a 7. Boh, ve ne faccio vedere un altro. Ad esempio la corsa della mucca. In questo minigioco dobbiamo correre con la nostra mucca e investire tutti quanti i spaventapasseri che incontriamo lungo la strada. Si parte inclinando il Wiimote in questa maniera qui. Così. E in questo gioco basta semplicemente investire più spaventapasseri che incontriamo lungo il nostro tragitto. Ah, se alziamo il Wiimote di colpo, la mucca salta, facendo uno strano verso con il Wiimote che fa uno strano verso. Uff, volevo farvelo sentire, ma vediamo se riesco a farvelo sentire. Se avete sentito? Non fa più. Ecco. Spero che l'abbiate sentito. Ecco. Adesso sto giocando così, senza pensare di far punti, soltanto per farvi vedere. È così come funziona. Dobbiamo arrivare alla fine del percorso prima che finisca il tempo. Con questa mucca fatta malissimo, tra l'altro, perché notare le gambe, si muove tanto quello. Sembra una specie di pupazzo. Ok, muoviamoci. Notiamo che la mucca in alto a sinistra dello schermo, se tiriamo indietro si abbassa, se tiriamo avanti si inclina, come se fosse la corsa della mucca. Come se una mucca potesse correre a questa velocità. Ok. E così abbiamo finito anche questo minigioco, che finisce in questa fattoria o allevamento,
Ok, record, chi se ne frega. Cambiamo gioco e vi faccio vedere ancora uno. Faccio vedere questo qua delle formine. In questo gioco dobbiamo premere A o B per far cambiare forma al nostro personaggio, che può essere così, così o così. E in questo gioco basta scegliere la posizione giusta e metterlo sulle bolle, inclinando il Wiimote così, per far girare il personaggio. E bisogna fare in modo che le bolle non arrivino all'acqua, per non perdere. Credo che così possiamo dire conclusa questa recensione. Ok ragazzi, questo qua in sintesi è il gioco di WePlay, un gioco molto schifoso. Per ultima cosa vi faccio vedere quello che contiene il cofanetto del gioco. Ecco quel cofanetto, indietro. All'interno contiene il CD, che adesso è dentro il Wii, il libretto della Wii con alcuni giochi che dovrebbero, almeno a quel tempo dovevano uscire, tra cui Metroid, Mario Strike Changed Football, cos'è lì? WarioWare is Smooth Movies e altri, qua, ad esempio, Wii Sport e Wii Play. Poi abbiamo questo foglietto qui che non ho mai letto a cosa servirebbe. Questo qui. Il manuale di Wii Play con all'interno le spiegazioni di come usare il Wiimote. Aspettate, ecco qui. E le istruzioni dei vari giochi come completarli. Questo qui. E per ultimo, il manuale della Nintendo con tutte le avvertenze che possono causare i videogiochi, cioè tipo i danni dell'epilessia e tutto il resto. E con questo abbiamo concluso la recensione di WePlay. Spero che tutti quanti i miei user e anche tutti quanti i membri iscritti a YouTube piaccia questo video. E soprattutto a te, Yotobi, questo qua video fatto infatti per il tuo concorso. Spero che ti piaccia. E anche se non sono tra i vincitori, non importa, almeno basta divertirsi a fare sti video, basta metterci il cuore, così. Bon, con questo qua concludo la recensione e do un saluto a tutti quanti i miei fan. Ciao a tutti quanti. Salve ragazzi, vi lascio quest'ultimo spezzone di video dopo questo... bellissima recensione su WePlay che ho fatto non so quanti anni fa per il concorso di YouTube, ma si parla veramente di almeno 7-8 anni fa. Comunque vi volevo annunciare, per chi ancora fosse rimasto qui a sentirmi, che da oggi fino alla fine dell'anno ricambierà la programmazione, quindi questo è giusto una chicca per chi si è voluto riguardare il video. Da oggi fino al 31 dicembre non ci saranno più soltanto 4 video a settimana, ma ne caricherò uno al giorno. Ebbene sì, fino alla fine dell'anno ho intenzione di caricare un video al giorno. Giusto per chiudere quest'altra stagione di Scende Videogamer con il botto, quindi fornendovi più materiale possibile. Spero che questa piccola iniziativa possa interessare ad alcuni, in modo che abbiate fino al bellissimo capodanno e inizio del 2020 sempre contenuti targati Scende Videogamer. Quindi detto questo, vi ringrazio per la visione di questi vecchi video ormai triti, ritriti, dimenticati da tutti. E ci vediamo domani quindi per un nuovo video. Qui da Scende tutto e ancora grazie per la visione. Bye bye. Ciao! E adesso parte l'outro. 3, 2, 1, outro!